Metto pure di lato. Signora, lei è tra quelle che ha aspettato fuori. Quanto tempo più o meno? Beh, insomma, all'inizio quasi tre quarti d'ora siamo stati, ma più che altro non era tanto per me, ma per le persone di una certa età che hanno incominciato giustamente a lamentarsi per l'umido, il fatto di aspettare in piedi. E poi, tra l'altro, ho anche chiamato l'organizzatore cercando un compromesso, insomma, per far entrare queste persone, ma lui ha detto che sul biglietto c'era scritto entrata 8:30, spettacolo alle 9. Cosa che, vabbè, lasciamo perdere. Vabbè, si vede anche dalla locandina che in realtà c'è scritto 20 e 30. Alla fine di questo primo atto, come lo sta trovando lo spettacolo? Devono molto studiare, entrare nel tenore, diciamo, però insomma il posto, non, la location non è stata proprio indicata. Le sedie scomodissime, e, vabbè, insomma, l'acustica lascia proprio a desiderare, l'effetto delle luci, ci sono delle luci fisse che non si muovono, infatti quando loro cantano si muovono, non vengono neanche illuminati. Vabbè, insomma, Insomma, diciamo che devono fare strada. Ne hanno da fare parecchia, perché io sono andata a quella che hanno fatto invece a Rutigliano, a Noi Cattaro, quest'estate, è un'acustica fantastica, spettacolo con un palco davvero, sembrava di stare all'opera. Va bene, grazie. Prego.